dato dei nostri diciamo, collegi comunali, dato del centro-sinistra, della sala del centro-sinistra, capitanata da Rossella Campagna al Senato, da me alla Camera. Ed è un dato il migliore del centro-sud, Abruzzo compreso, che è del 23,5%. Che rispetto al dato dei 5 Stelle, 24%, quindi abbiamo una differenza minima in punti percentuali, ci dice una cosa sola, ci dice che se avesse retto il campo largo, quindi se fossimo andati a queste elezioni alleati del Movimento 5 Stelle, avremmo raggiunto insieme il 47,5%, il che avrebbe significato vincere sui collegi uninominali del Molise, ovviamente con le conseguenze sul proporzionale del Senato e poi diremo della Camera, e ci avrebbe consentito a livello nazionale di ribaltare un risultato che era purtroppo previsto, che noi conoscevamo quando il Partito Democratico ci ha chiesto di candidarci assieme a una fantastica squadra sugli uninominali, quindi sapevamo che la partita in mancanza del sistema di alleanze era una partita in salita, l'abbiamo combattuta con tante persone che ci hanno dato una mano, abbiamo ottenuto risultati importanti anche in quelle zone del Molise, penso a Termoli, al Basso Molise e alla zona di Isernia, nonostante non avessimo un candidato della città di Termoli e un candidato della città di Isernia, ma grazie alle candidature tutte, alle nostre candidature, alla nostra squadra, grazie a chi ha lavorato su alcuni territori, siamo riusciti ad ottenere risultati lusinghieri. E Campobasso è la città che c'è, il capoluogo che ci ha dato maggiori soddisfazioni, siamo arrivati al 30%, quindi un cittadino su tre, nonostante a Campobasso ci sia una giunta di una giunta 5 Stelle, non solo abbiamo arginato il centrodestra, ma abbiamo arginato anche i 5 Stelle.